Radio Yes, la radio della città di Roma. Das war in die Frage, was wäre das denn da? Das kann man dann, das war schon ein bisschen blöd. Ich bin schon gerade bei Barakinen. Rega, ich bin für die Bügerallen. Rega, ma che c'è? C'è Ciamaritaro, Ciamaritaro Schiattarella. Che è Ciamaritaro Schiattarella? Ma di dove so? You're a gold star and superstar hero. You let your head down and play to the fan. You're a gold star and superstar hero. And every gold, gold, gold that you're the best in the world. Gold star and superstar hero. You're a gold star and superstar hero. And every gold, gold, gold that you're the best in the world. Come, aspetta, benvenuto, no, willkommen in the sabato trip. Vabbè, allora giochiamo sullo tedesco. Stanno fruttando queste lezioni. Si sente? Neanche benvenuti, no, benvenuti veramente a questo... Buonanotte. Guten Nacht. Ich liebe Barachino. Io amo Barachino. Mi ricordo un giocatore dell'Eintracht. Aspetta prima di nominare queste grandi squadre, perché oggi puntatone sulla Bundes, glielo dobbiamo in vista delle due squadre che per la prima volta si affronteranno in una finale Champions League, nella prima volta nella storia, due squadre tedesche. Esatto, anche se anche nella finale di Coppa UEFA, però due compagini tedesche si sono già affrontati. Cos'era, un Borussia Mönchengladbach, Eintracht Francoforte, sbaglio? No, era un Borussia Mönchengladbach, Eintracht Francoforte. Ragazzi, oggi un puntatone, quindi. No, adesso dopo ricontrolleremo, perché purtroppo io, come colpa mia, ho dimenticato a casa il... Intanto vogliamo ringraziare i tecnici di Radio Yes che hanno creato un clima proprio teutonico. Sì. Ecco. Siamo quasi al Polo Sud. A testa, però è male che gol. Grazie mille. Mi sembra giusto, perché sembra che siamo in Germania. Dove passa, Luca? Ad operati, perché qui veramente... No, 25 ho messo. Con lo smanico. Intanto salutiamo Riccardo Lodi, cabina di regia. Riccardo Loden. Ragazzi, uno per volta, state zitti, parlo io. Allora. Le gerarchie in Germania. Germania bisogna rispettare ordine, lavoro e puntualità. La puntualità soprattutto. Sì, 3-10. Allora, dicevo, oggi puntatone sulla Bundes. Vi ricordo a tutti che se ci volete chiamare, tutti gli ascoltatori, tutti, com'è? 0665796348. Giusto? Ok. Ovviamente, giusto? Ricordiamo la linea non rintracciabile per tutti gli amici che sono diffidati no, e non possono partecipare a trasmissioni sportive. 06 333 42 049. Grazie. Poi... Va bene, comunque... Intanto posso fare un appello subito al distretto di Schalke Trullo. Allora. Troppe buche, mi si è aperto il bauletto e ho perso la maglia del Borussia Dortmund. Chiunque dei 15.000 ascoltatori di Trullo, Colli Portuensi, chi la dovesse rinvenire, la recapitate. Rinvenire, che fanno la rianimazione? Ma come? Ma non sei italiano, ma rinvenire significa trovare. Adesso vabbè, non biasimarlo, sii indulgente, perché lui con questo tedesco si sta concentrando tutto sul teutonico. Nel senso che l'italiano l'hai proprio cancellato dalla... Solo prussiano. Rinvenire, riportare alla vita, no? No, ma non è. Ah, rinvenire e venire di nuovo. No. Peggioriamo la situazione, Luca. Allora, cominciamo subito parlando della situazione Bundesliga, no? Perché innanzitutto si chiama Bundesliga, Mauro? Allora, Football Bundesliga, perché Football Bundesliga, l'ho totalmente rimosso ieri, giuro che lo sapevo. No, ma che è questa cosa? Sto simbolo qua. È Fußball, quella lì, quella lì è la Scharfe-Sess. Che è una doppia S praticamente. Cioè una ragazza bella tedesca. Va bene, che Barachino esce per favore adesso. Una sharp servirebbe ora, visto che fanno meno 70. Infatti non è inspegnibile nulla. Ispengo. Allora, Bundes significa gioco di squadra. Bravo. Sbaglio. Ecco, non è vero assolutamente niente. È vero. Bundes, l'ho rimosso. Ma perché? Va bene, comunque andiamo avanti. No, ragazzi, non fa niente. Impreparato. Vabbè, ma dai, non è la Lega Nazionale. Ah, nazionale. Nazionale, è Bundes vuol dire nazionale. Ma ci voleva veramente poco. Molto poco, comunque. L'ho confuso con la denominazione di una squadra, ovvero
tutti. Esatto, Bayern, dopo. Vabbè, ok, lo diciamo dopo. Lo diciamo. Anche perché non mi ricordo assolutamente. Del Borussia Dortmund, perché il Borussia è la denominazione latina del nome Prussia, perché tu devi sapere, Alessio. Sì, vabbè, ma perché lo stai dicendo adesso? Perché vai subito al... Che capito, allora subito, scusami, un tono alla trasmissione. No, ma a me comunque mi interessa. Scusa, la sede della Bundesliga. Io volevo parlare è a Francoforte. Ah, Franco! Mazza come sei forte. Sul meno, sul meno, sul più, insomma. Non so quanto può essere. No, allora, la sede è a Francoforte, che ospita la squadra appunto dell'Eintracht. Esatto, maglia identica a quella da Lucchese, se non sbaglio. Esatto. Un grande rosso. Anche il Foggia, anche un po' Foggia. Una grande puntata. Comunque, sembra Foggia, anche. Non ti butta giù, Alessio. Sembra anche. No, buttate giù invece. Buttate giù. Detesta. Sì. Sembra anche una grandissima maglia del centenario del Milan, una splendida maglia, non so se ricordi. Eh sì, davvero bella, molto bella. Sceva. C'era Sceva con un grande come uno scudetto crociato. Che poi lo sai, no? Die Diva von Mein, che significa la diva del meno. Esatto. È stata una nota amante del presidente dell'Eintracht, che ha dedicato appunto al suo tempo quando fondò a questa amante incredibile che quando fecondò ha fatto la fecondazione del figlio. Allora anche Baraghino si ha dichiarato che no, in realtà il figlio era un figlio erede legittimo tramite iscriptio iuris, nel senso che ha ricevuto. Va bene, grazie Alessio, grazie per il suo intervento, grazie per l'intervento. Chiudilo, mi raccomando, questa sorpresa. Comunque Francoforte sul meno, perché si trova sul meno questo fiume splendido di Roma. Dove se menano? Per me può essere pure una valle, non lo so. Vabbè, insomma, il men. Comunque, sapete chi è il presidente dell'Eintracht, no? Sì. È un famoso pilota di navi, come si dice? Capitano di una nave. Perché letteralmente Eintracht Francoforte si chiama Concordia Francoforte. Esatto. E allora è Schettinen il presidente. Certo. Schettinen, presidente. Schettinen, bella questa. Oggi abbiamo fatto proprio sempre peggio. Comunque loro sono chiamati di Adler, cioè le aquile. Eh beh sì, c'è uno stemmone con un'aquila con una E. Strano. Nascono nel 1899 tetto. E hanno i tifosi più facinorosi di Germania. È vero, come si chiamano i tifosi, allora, più facinorosi? Cioè, hanno un nome specifico. Facinorosen. Ultras Frankfurt. Gli Ultras Frankfurt, un nome ricercato. Insomma, cioè, si sono impegnati molto. UF97 però anche chiamati. Sì, non sapevano UF che 97. Fare proprio. Perché sono stati fondati, è vero, nel 1900. Sono stati fondati, non è che hanno fondato. Attenzione, perché c'è un gemellaggio con l'Atea. Con l'Atalanta. Strano. Gemellati con l'Atalanta. Questa è una curiosità davvero splendida. Perché si sa pure, no? Perché? Vabbè, comunque sia, perché i tifosi atalantini sono facinorosi. A parte il fatto di essere facinorosi, comunque i tifosi atalantini sono abbastanza schierati politicamente come quelli dell'Eintracht. Infatti, veramente questo gruppo i Nomadi si chiamava, questo gruppo ultras atalantino, hanno fatto amicizia con questi simpatici. Sono andati, diciamo, allegramente tedeschi a spezzare i tibi a destra e a sinistra in Europa e si sono chiamati in questa maniera. Comunque, invece, grande rivalità con i tifosi del Kaiserslautern. Il Kaiserslautern, come no? Grandissima rivalità. Che poi sapete, entra Francoforte, lo so, essere quasi estrema destra. No, appena detto che sono schierato destra. Viceversa. Ho detto viceversa, cioè al contrario. La rivalità con i tifosi del Friends, dell'Offenbach. Il Baraghino purtroppo c'è un vaneggio senza soluzione di continuità. Mi sa che è allergico Baraghino. È annari. Sì. Dopo ieri un sacco di fiori ha portato in giro. Allergico al neuro. Con Marcello Lippi. Lippi. Allora, Dino Ruzzi. Qua già chiamano Pausen. Già time out mi chiama, scusa. Pausen. Abbiamo Pausen. Troppe cose da time dire out, oggi, arbitro. Come out avrete capito. Tu mangia. No. Tu mangia. Infermieri. Lui mangia.